Oh. Se hai problemi di vista, beh, vai dal medico. La dottoressa Giulia ti aiuterà. Oh. Ed ecco il suo paziente. Sembra che abbia seri problemi di vista. Si sieda. Cosa la preoccupa? Hey. Oh, già, non vede niente. Bene, cominciamo l'esame. Oh. I suoi occhi sono al posto giusto. Cosa c'è che non va? Oh, un messaggio! Il mio amico mi ha mandato un meme! Non è esilarante? Guardi qui! Oh, sì, non può vedere. Mi crede e basta. Continuiamo la diagnosi. Ecco la tradizionale tavola optometrica. Mi dispiace, non vedo niente. La tua diagnosi è che sei senza speranza. Beh, lo scrivo qui. Ed ecco il conto. Cosa? Perché ci sono così tanti zeri? Ma non ha fatto nulla! Hey. È un miracolo! Il cieco può vedere! Me ne vado e prendo i miei occhiali! Ma non ne avrà bisogno però! Perché ai pazienti non piace il trattamento di Giulia? È efficace! Consegna pizza! Forse è qui? Errore mio! Ma almeno porto gli occhiali! Perché tutti hanno paura dei dentisti? Sono così dolci! Basta guardare il dottor Pinky! Non aver paura! Apri la bocca! Cosa abbiamo qui? Wow! Questo è ciò che succede quando gomma e apparecchio si incontrano! Non è una bella vista! Ma per il dottor Pinky non è un grosso problema! Ci siamo! È un sacco di lavoro! Sì, è un sacco di gomma! Evviva! È fatta! L'apparecchio sembra come nuovo! Grazie, dottore! Mi ha salvato la vita! Ora devo disinfettare lo studio! Prima o poi Pinky impazzirà! I pazienti ricchi però sono tutta un'altra storia! Questa signora vuole sbiancare i suoi denti! Che schifo! Che cos'è? Signorina, si sieda! È solo un granello di sporco! È orribile! Prima un ingorgo, ora un granello di polvere! Si calmi! Voglio un sorriso splendente! I miei denti devono scintillare e brillare! E tutti mi guarderanno! C'è solo una cosa che può aiutare! Un divaricatore dentale! Forse allora starà zitta! Ma no! La paziente ha già raccontato tutta la sua biografia! Beh, dovremo tirare fuori l'artiglieria pesante! Facciamole l'anestesia! Ecco, si riposi un po'. Finalmente silenzio. Il dottore può lavorare. E Giulia può fare dei bei sogni. Sta sognando l'igienista dentale che le sbianca i denti. È così bello. È un po' triste che la procedura sia finita. Ma è ora di vedere i risultati. Ups! Il dottore ha esagerato! Il bagliore dentale è accecante! Ma la ricca paziente è al settimo cielo! Questo è quello che io chiamo un sorriso costoso! Ti meriti una bella paga per questo! Basta non sorridere troppo! Venga a trovarci di nuovo! I clienti ricchi sono sempre i benvenuti qui! Che il cliente stia aspettando qui? Ups! No, nemmeno qui! Mi hanno anche tolto un dente! Il dottor Michael è in pausa pranzo. Ma non tutti i pazienti lo capiscono. Guardi l'ora, signore! Manca un'ora al suo appuntamento! Ma ho solo una domanda. Molto, molto seria. Giù le mani dai biscotti. Dottore, guardi i risultati dei miei test. Oh, cosa dicono? Mi fa male anche il braccio e la gamba. E il mio orecchio sinistro non sente! Stop! Mi dia la lastra! Il dottore decide di scappare. Lascia che l'infermiera lo esamini. Wow! È bellissima! Tesoro, butta via quella lastra! Sono totalmente sano! Sembra che il vecchio si senta molto meglio! Ed è entusiasta della vita! Ma la festa non può durare per sempre. Bene, passiamo alla procedura. Cosa? No! Il vecchio è perfettamente sano e corre molto veloce. E ha anche un grande appetito. Un salone di massaggi è un posto rilassante e tranquillo.
Basta non esagerare con le candele profumate. Sì, sì, vai dietro il paravento e spogliati. Sembra che Pinky abbia bisogno di un massaggio. Avrebbe bisogno di un po' di relax. Oh, come ho fatto a bruciarmi? Pinky è pronta. Mi dispiace, ma devi toglierti tutto. No, mi dispiace, sono in imbarazzo. E fa un po' freddo qui. Niente da fare. La cliente ha sempre ragione. Pinky è pronta per il suo massaggio. Cominciamo. Scusa, soffre il solletico. Fa il solletico anche lì. Non è una cliente facile. Come può lavorare se si agita ad ogni tocco? Ma lo studio di Giulia ha avuto clienti peggiori di questa. Dovrà fare il massaggio in qualche modo. E questo lo aiuterà. Massaggio a distanza. Beh, basta che piaccia al cliente. E Pinky sembra felice. La speranza è un sentimento forte. È qui! Mancato di nuovo. Ma ora è il braccio ingessato. Curare o non curare? Questa è la domanda. Oh no, entra! Dottore, mi aiuti! Mi fa male la testa. Mi sembra che si stia spaccando. Il dottor Justin sa molte cose sulla medicina. E ha un cranio per mostrare esempi. La diagnosi è ovvia. Ora scriverò una ricetta e ti sentirai meglio. Sono davvero parole? Sono più che altro scarabocchi. Spero che la farmacia riesca a capirlo. Buon pomeriggio. Oh, il farmacista assomiglia molto al dottor Justin. Vabbè, mi serve questa medicina. Anche il farmacista non riesce a decifrare quei simboli. Dottor Justin, venga qui, per favore. Pinky vede doppio. Le fa ancora più male la testa. Signorina, ecco le sue pillole. Oh, ancora quei geroglifici. Basta, questa è l'ultima goccia. È ora di svenire. Capisco. Ecco un tranquillante. Forse avrò fortuna qui. Ops, perché sono una persona diversa? Sì, beh... Il dottor Michael deve vedere subito questa paziente incinta. Sì, si accomodi in poltrona. Ma suo marito sembra credere di essere incinta. Dottore, ci vada piano con lui. I futuri papà, così emotivi. Beh, dovrò vederlo prima. Ha portato anche i campioni di urine. Mettiamo questo sullo scaffale e iniziamo l'esame. Sarà difficile. È così preoccupato per il bambino. Non lascia avvicinare nessuno a lui. Ma è un bene che Giulia abbia una piccola esca. Ma deve lavorare in fretta. L'effetto si esaurirà presto. Dottore, fermo! Ho le contrazioni! Dobbiamo portare il padre fuori di qui. Sto per avere un bambino! Tesoro, anche tu hai le contrazioni! Ecco le istruzioni, puoi farcela da sola. Ehi, non è giusto! Sono io quella incinta qui! Pinky sta mangiando per due. Iniziamo l'esame. Dottore, si serva pure. No, no, sono al lavoro. Ora vediamo come sta il bambino. Va bene? Cosa mangia in questi giorni? Ecco, guardi qua. Deve fare una dieta speciale per il suo bambino. Ah, no, dottore, io non voglio fare la dieta. Ma dovrai seguire le istruzioni del medico. Acqua al posto della soda. E niente caramelle. E soprattutto fare molto esercizio. Squat, tesoro, ti fa bene. Per ora mi riposo. Forse questa è la volta buona. Fantastico, ho delle lastre. E la pizza? Sono così stufo di camminare in questo labirinto. Tutti dovrebbero andare dal dentista. Anche le persone che non hanno molti soldi. Mettiamo via questo? Beh, è tutto ciò che Justin ha. Non c'è modo di lasciarlo andare. Cosa ti preoccupa? Oh, capisco. Justin non ha denti. E ne servono di nuovi. È facile per il dottor Pinky. Sarà un lavoro straordinario. Ma Justin ha un problema.
Non ha alcun soldo. Almeno non abbastanza per la procedura. Ma il dottore ha una soluzione creativa. Un'opzione economica a denti fatti di gomma da masticare. Sono efficaci, belli ed economici. Ecco fatto, un paio di minuti e la dentiera è pronta. Il cliente è soddisfatto. Ed è l'unica cosa che conta per il dottore. No, no, non abbracciamoci. Prendo solo la mia borsa. Oh, buona giornata. Il dottor Pinky aiuta tutti. Ok, è ora di cambiare lavoro. Evviva! Il ragazzo delle consegne ce l'ha fatta! Ma da qualche parte lungo la strada ha perso la testa. Ma lo psicologo finalmente può godersi la pizza. Quale paziente ti è piaciuto di più? E quali medici? Scrivilo nei commenti. E metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perderti il divertimento su Trum Trum Select!